Ciao ragazzi e benvenuti su Gastrium Trams. Oggi vi voglio spiegare un trucchetto, in realtà più di uno, ma appunto alcuni trucchetti, allora, per non sbagliare mai un passaggio alla batteria. Ed è un problema che esiste, questo di sbagliare i passaggi, perché ogni tanto ci troviamo a fare un passaggio e poi trovarci a non riuscire a chiudere come avremmo voluto, magari con la mano sbagliata, oppure dobbiamo incrociare le mani per riuscire. Ecco, tutte queste cose creano casino, creano problemi, e quindi appunto io voglio spiegare come eliminare completamente questi problemi con alcuni trucchi importanti, diciamo. Quindi non vi rompo le scatole dicendovi, sì, ve le rompo le scatole dicendovi di iscrivervi al canale se vi va, e fatemi sapere cosa ne pensate di questi tutorial anche in generale. Mando la sigla e poi così possiamo partire. Allora, il problema più di tutto di solito riguarda la diteggiatura. La diteggiatura, ragazzi, è una cosa super importante. Che cos'è la diteggiatura? La diteggiatura è il modo in cui andiamo a suonare le note. In base a quale diteggiatura utilizziamo quando andiamo a suonare le nostre note, possiamo avere problemi o non avere problemi. Quindi oggi, tra le cose, quello che vi voglio dire è la diteggiatura corretta per non sbagliare appunto mai i fill. Quindi prendiamo gli ottavi per prima cosa, partiamo dal super semplice. Ottavi, due note per ogni cellula ritmica, dobbiamo suonare la prima cellula di destra e la seconda cellula di sinistra, cioè il battere di destra, il levare di sinistra. Quindi se noi andiamo a fare il banalissimo giro della batteria, dovremmo fare questa cosa qua. Questo, per quanto sia stupido, diciamo, come passaggio super elementare, ci dà un buono spunto per capire come fare tutti gli altri passaggi. Facciamo finta che la ritmica del nostro passaggio sia questo. Quindi due ottavi, pausa ottavo, due ottavi. Adesso andiamo a farlo come giro della batteria. La cosa che ci verrebbe da fare è questo. Cioè, quando abbiamo dei colpi singoli, diciamo dei colpi da soli, su un tom, ci verrebbero da farli con la nostra mano forte. Ma il problema è che nel momento in cui noi arriviamo sul tom 2 timpano, dobbiamo fare destra, cioè mano forte, mano debole. E quindi diventa complicato fare questa cosa. E a questi tempi qua magari no, ma se magari stiamo facendo punk super veloce e dobbiamo fare questo passaggio, diventa complicato, cioè diventa insensato fare due colpi con la stessa mano su due tamburi diversi. Quindi prendiamo la diteggiatura di prima. Cosa avevamo detto? Battere, cioè prima nota dell'ottavo, mano forte, levare, mano debole. Quindi battere, levare, 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 battere, levare, perché qua su tom 1 e tom 2, diciamo, abbiamo le pause, pausa ottavo, quindi l'ottavo dopo la pausa andiamo a farlo di sinistra. Vedete che si elimina il problema del tom 2 timpano timpano? Ovviamente non vi sto dicendo che tutte le volte che farete un passaggio dovrete pensare a che tipi di note state facendo, dove sono le pause, quindi poi pensare allora qua a destra, qua a sinistra, qui che cosa devo fare. Assolutamente no, quando si fa un passaggio poi si va a fare il passaggio senza pensare alla diteggiatura. Ma se noi andiamo a studiare questi passaggi fatti in questo modo, queste ritmiche fatte con le diteggiature giuste, nel momento in cui poi andiamo a suonare la batteria è un automatismo. Quindi ci vengono le diteggiature giuste senza incasinarci la vita, direttamente senza nessun problema. Se passiamo ai sedicesimi sarà la stessa identica cosa degli ottavi, ma spostata sui sedicesimi. Quindi se noi nei sedicesimi abbiamo quattro note, la prima e la terza nota dovremmo farle di destra, la seconda e la quarta nota dovremmo farle di sinistra. Quindi i battere, tra virgolette, dobbiamo farli di destra, i levare di sinistra. Quindi destra, sinistra, facciamo finta di avere questo passaggio, un passaggio tutto composto da cellule formate da prima, seconda e quarta, quarto, primo, secondo e quarto sedicesimo. Quindi
Come vedete, io ho fatto destra, sinistra, pausa, sinistra e poi sempre uguale perché è la stessa cellula. Questo perché il primo colpo di destra, secondo colpo di sinistra, quarto colpo di sinistra. Quindi, fatto come giro della batteria, non mi crea mai nessun problema, soprattutto quando devo fare l'ultimo sul timpano e poi ricominciare sul crash. Perché sono libero di cominciare sul crash tranquillamente. Se io cambiassi la diteggiatura, ad esempio andassi a fare destra, andassi a fare tutto a singoli, quindi sempre qualsiasi colpo mi trovi davanti, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. A parte che anche adesso sono arrivato alla fine pensando di dover chiudere di sinistra, perché pensavo di dover cominciare il crash sull'1 di sinistra, invece quando sono arrivato alla fine ho detto ah no, era di destra e ho sbagliato. Ma poi spostato sul set, vedete che fino al tom 2 tutto a posto. Al tom 3 non è scomodissimo, però c'ho questa cosa da fare che non è il massimo, quindi vado un po' tra virgolette a incrociare. Se invece io vado con la diteggiatura giusta, posso muovermi tranquillamente facendo il giro della batteria come voglio. Adesso, tra l'altro, ho anche improvvisato un po' senza fare per forza il giro della batteria. E voi mi direte, sì, ma questo funziona solo se io voglio fare il giro della batteria. E avete ragione, perché in questo caso col giro della batteria questa dinamica funziona perfettamente. Ovviamente non è questa dinamica, questa diteggiatura. Questa diteggiatura funziona bene col giro della batteria. Nel momento in cui noi dobbiamo andare a fare degli spostamenti diversi, se io ad esempio devo fare sempre questa ritmica, facendo rullante, timpano, vedete che non funziona più. In quel caso lì, allora bisogna pian pianino cercare delle diteggiature che siano più comode. Ovviamente, man mano che andiamo avanti col tempo e con l'esperienza, queste ci verranno in automatico. E proprio a questo proposito voglio dirvi un'altra cosa fondamentale per riuscire a migliorare i fill, o comunque per essere tranquilli di non sbagliare i fill. E nel senso, pensate a uno schema prima di fare il fill. Che cosa vuol dire? Io ad esempio, se faccio un banalissimo passaggio di 4 sedicesimi come questo, quindi cosa vado a pensare? Oltre a farlo con la diteggiatura giusta, destra, sinistra, vado a pensare a una freccia che parte da rullante, va al tom e va al timpano. È una cosa super banale, ma il fatto di prepararmi già ai movimenti che dovrò andare a fare, o comunque non tanto prepararmi, ma pensare già ai movimenti che dovrò andare a fare, è una cosa che dice al mio corpo, guarda che quello che dovrei fare sarà passare da rullante al tom al timpano. Quindi la predisposizione che avremo quando andremo a fare questo passaggio sarà già pronta per quel tipo di movimento. Se io invece parto da rullante e poi devo pensare, ok, adesso vado sul tom e poi vado sul timpano, e io sono già lì che sto facendo il passaggio, quindi non ho tutto questo tempo di pensare. Il fatto di pensare invece come una freccia, cioè io mi immagino proprio una freccia che fa tic, e non penso tanto ai colpi che devo dare, quello ci penserò ritmicamente nella testa poi quando vado a suonare, ma ho già un'idea di dove dovrò andare. Ah, o banalmente, anche se io devo fare un passaggio qualsiasi, non stiamo a pensare alle note, con rullante, tom 1, rullante, timpano, vedete, qualsiasi tipo di passaggio, io
ho già in mente dove devono andare le mie braccia, dove devono spostarsi le mie braccia. Poi mentre faccio il passaggio, allora penserò alla ritmica da usare. Altro esempio ancora, rullante tom 2, rullante tom 1, timpano. È un buon esercizio quello di prendersi uno schema, come sto facendo io, e cercare di improvvisare su quello schema lì, per evitare di sbagliare i passaggi. Pensate prima, mi raccomando, tutto quello che pensate prima è già fatto. Quindi poi dovrete solo pensare a che ritmica fare nel passaggio, e andare ad applicare quella ritmica lì al percorso che avete prestabilito con la vostra freccia. So che sembra un po' una cavolata, ma provateci e vedrete che all'inizio sarà un pochettino destabilizzante, ma poi quando prenderete bene confidenza con questa cosa, allora sarà tutto molto 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 più semplice. Ovviamente questa cosa è espandibile a qualsiasi sia il vostro livello, cioè se voi fate già magari passaggi con diteggiature diverse, con le ghost, con doppi colpi, eccetera, è ovvio che tutta la questione di diteggiatura di cui vi ho parlato prima non funziona, quella funziona solamente nei colpi singoli, diciamo in sedicesimi ottavi, oggi abbiamo parlato. Se però voi andate a fare questo tipo di discorso con altre diteggiature, paradiddle, colpi doppi, rulli, eccetera, cercate comunque sempre di farvi un'idea della vostra freccia, che si basa probabilmente sugli accenti che darete. Se io voglio fare un passaggio in cui metto rullante tom 1, rullante tom 2, vedete, io con le ghost sono sempre stato sul rullante, ma i miei accenti hanno fatto quello che volevo come percorso. Tom 1, no, rullante, tom 1, rullante, tom 2. Proviamo un altro schema, questa volta la mia freccia parte sempre da rullante e poi non è detto che debba partire da rullante, ma va al timpano, torna indietro, va al charleston e poi torna a rullante, quindi farà tac, tac, tac. Quindi io ho la possibilità o di fare un passaggio in cui metto gli accenti su rullante, timpano, direttamente charleston e poi rullante. Oppure posso spaziare gli accenti facendoli passare al timpano e poi di nuovo a rullante, charleston e poi di nuovo a rullante. Quindi questo è, provateci un po' perché è veramente un ottimo modo di inventare dei nuovi passaggi e di migliorare la propria creatività e soprattutto è un modo per essere pronti quando dovrete affrontare un fill e non fare i soliti fill dove siete super sicuri di andare a tempo e quindi fate... Che poi questi fill non è che non vadano bene, ma non vanno bene sempre. In alcuni contesti sì, ma in altri ogni tanto suonano proprio super super banali. Quindi pian pianino, senza dover per forza fare gli gospel chops mega galattici, ma possiamo incominciare a migliorare un po' di aspetti del nostro fraseggio, dei nostri fill. Quindi, prima cosa, fate attenzione alla diteggiatura. Partite in ottavi magari, poi andate in sedicesimi, ricordatevi, battere mano forte, levare mano debole. Nel momento in cui poi andate a creare, incominciare a fare dei passaggi sempre più complicati, in cui la diteggiatura deve cambiare per forza, perché altrimenti incrociate le mani perché fate qualcosa di diverso dal solito giro della batteria, allora cominciate a pensare alle frecce. Quindi cominciate a pensare ai movimenti che la vostra mano dovrà fare. Sarete già un pochettino più avanzati, quindi non dovrete più pensare troppo alla diteggiatura,
le mani come devono suonare, destra, sinistra, eccetera, eccetera, ma penserete al movimento mentre vi canterete il suono che vorrete ottenere ritmicamente. Con questo io la finisco qua, sono già 20 minuti di registrazione, quindi mi sa che viene una quindicina di minuti sicuramente questo video. Spero di essere stato utile, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, lasciatemi un like se vi va, iscrivetevi al canale, andate sui social, Instagram, Facebook, tutte quelle cose che vi dico sempre ma le sapete già. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao!